Allora, la classica domanda che mi fanno quando mi chiedono un'intervista, cioè quando è che lei ha cominciato a giocare a tennis? Beh, a parte che è talmente lontana la cosa che faccio fatica a ricordare bene, però insomma qualcosa mi ricordo bene anche. Allora, io ho cominciato a giocare verso i 5-6 anni, da solo contro il muro. Ho già raccontato, mio papà era custode del Tennis Parioli, noi avevamo una casa all'interno del circo con il nostro giardino, molto carina, io me la ricordo molto carina, insomma. Questa casa aveva un muro dove mio padre mi fece una striscia bianca, che era la rete da tennis. Poi, dato che ero molto piccolino, e non esistevano ancora le racchette junior, le racchette per i bambini piccoli, che sono arrivate molto molto più tempo dopo. Esistevano solamente quelle più leggere, ma diciamo la lunghezza era sempre più o meno uguale. Mio papà mi tagliò con la sega, proprio tagliò con la sega il manico di una racchetta e fu il primo a inventarsi la racchetta mini per i bambini, proprio che iniziavano a giocare. E io stavo ore e ore e ore e ore, ma veramente tutto il pomeriggio a giocare da solo contro il muro, perché ero figlio unico. Perché mio fratello Claudio, che poi anche lui è stato un tennista, ha giocato anche lui in Coppa Davis, insomma è stato un ottimo tennista, per cui per i primi 10 anni della mia vita ero solo, per cui giocavo da solo, stavo benissimo oltretutto, e passavo le ore contro questo muro. Con anche l'idea di poterlo battere il muro, invece il muro insomma non si può battere. Poi a un certo punto però io avevo la passione per il nuoto, per cui chiesi a mio padre che noi abitavamo al Flaminio, per cui accanto al CONI, di potermi iscrivere al centro CONI di nuoto al Foro Italico. Lui andò a iscrivermi, tornò un po' abbattuto e mi disse: "Guarda, mi dispiace Adriano, ma lì ormai non c'è più posto, è completo, se vuoi c'è posto al tennis." E io gli dissi: "Vabbè, proviamo col tennis." Meno male che ho provato il tennis invece che il nuoto, probabilmente non sarei riuscito a fare una certa carriera. Poi cominciai appunto al centro federale, centro, scusa, ma al centro CONI del Foro Italico per mi sembra un anno, 2 anni. E dopo invece mio papà fu assunto dal CONI, perché vi parlo del 58-59, nel 60 a Roma. C'erano le Olimpiadi, le famose Olimpiadi del 60 di Roma, e mio papà fu appunto assunto e trasferito all'EUR, alla scuola di tennis, al centro CONI di tennis delle Tre Fontane. Con una maestra di tennis a capo, diciamo, di questa scuola, una maestra di tennis donna, che è un po' un mito, diciamo, del tennis di quegli anni lì, che si chiamava Vallì Sandonnino, che era una persona, oggi vista con gli occhi miei della mia età mi fa anche sorridere, però era una tremenda, una severissima, però molto brava. E devo dire che tutta l'impostazione che io ho avuto come colpi, dritto rovescio, me l'ha data proprio Vallì Sandonnino. E successivamente anche un altro maestro di origini francesi, anzi francese, che però lavorava in Italia, anche lui straordinario, che si chiamava Simon Giordano.